Un libro per l'Europa di Thierry Bissol. Quindi oggi non è di un libro che parleremo, ma di libri, e particolarmente di una mostra di libri che si chiama I libri che hanno fatto l'Europa, è una mostra organizzata dall'Accademia Nazionale dei Lincei che si trova a Roma, nel Palazzo dell'Accademia dei Lincei fino al 22 luglio. E abbiamo in studio due dei curatori, due dei tre curatori di questa mostra, Roberto Antonelli e Michela Cecconi e l'altro che manca oggi purtroppo è Lorenzo Mainini. Allora eh, tutti e due, eh, prima di forse a te Roberto, eh, che cosa avete voluto presentare in questa mostra? Perché una mostra di libri tra l'800 e il 1500. Perché? Abbiamo voluto rappresentare in un momento in cui l'unità europea è fortemente in discussione e comunque in un momento in, che dura da molti anni in cui l'Unione europea ha fatto la moneta comune ma non si è posto il problema di una cultura comune europea, abbiamo voluto rappresentare le ragioni per cui si può parlare di un'Europa eh, comune, non unita politicamente, ma comune eh, nel senso che c'era un'unità culturale rappresentata dal latino e da molti aspetti della vita letteraria e culturale, ricordo soltanto il romanzo, l'epica romanza, la lirica, eh, quali sono le radici dell'Europa oggi? È impressionante se noi andiamo a vedere nella mostra le mappe che abbiamo collocato accanto ai generi letterari e alle grandi istituzioni europee come conventi, monasteri, università, la uh, sovrapponibilità che c'è fra l'Unione Europea di oggi è, è, e l'espansione quella, quella del sapere. Di fatto perché uh, le, i monasteri e le università erano dei luoghi di? cultura, di insegnamento, di sapere eccetera, ma eh, il medioevo Michela Cecconi era anche caratterizzato da una grande mobilità non solo dei intellettuali ma anche pellegrini, armate eccetera, eccetera, e fu così Certamente, è eh, una grande mobilità circolazione di persone e di idee e di conoscenze quindi sia eh, di tipo culturale come le opere noi infatti rappresentiamo anche delle opere in ebraico, in greco in arabo proprio per rappresentare la, eh, il lascito che queste altre culture, altre lingue hanno, ehm, hanno eh, lasciato hanno affrontato al, alla cultura europea e sia eh, conoscenze di tipo tecnico che spesso hanno permesso di rivoluzionare i nostri saperi, una fra tutte cito l'invenzione eh, della carta, cioè, non l'invenzione che è stata inventata dai cinesi, eh, passata la conoscenza di come produrre la carta tramite gli arabi nell'ottavo secolo, arrivata nel nell'11 secolo in Europa, in Spagna e poi in tutta l'Europa occidentale. E di e fatto quindi... l'introduzione della carta permette di ridurre drammaticamente il prezzo del libro, esatto. perché di fatto i libri esistevano. Non c'erano libri come li conosciamo adesso, ancorché erano esattamente simili, no? Certamente Roberto. erano. Uh libri divisi in fascicoli, rilegati, eh, scritti, la differenza è che mentre oggi sono stampati, e eh, ormai la stampa ha assunto caratteristiche tecnologiche tali per cui si può sfornare un libro in un giorno, eh, la, eh, il libro manoscritto richiedeva a volte mesi ed anni per essere... Eh, Esemplato, cioè scritto, perché era scritto a mano e quindi era un libro molto costoso, perché oltre al materiale che era costoso, pelli di pecora, capra. Vitello eh, c'era il problema di mantenere il copista che scriveva e eh sì, eh, copisti ce n'erano qualche migliaia perché mm. c'erano in tutti i monasteri certo. e anche in Quelli altri erano monasteri. gratis eh, magari eh, sì. o quasi gratis ma, vabbè, non... poi c'erano i copisti ma, a prezzo vabbè, no, il popolo pagava per farli <ride> ah, mangiare certo, quindi certo. era quasi una tassa diciamo adesso all ma allora un'altra cosa molto interessante è che effettivamente là, il rinascimento intellettuale dell'Europa a partire dall'undicesimo secolo avviene anche e, eh, nel confronto di un'altra cultura che è la cultura araba e quella della Persia. Eh, Michela o Roberto, non so chi di voi vuole rispondere a questo. Ma eh, questo è un fatto molto, molto noto eppure ancora... Non studiato così a fondo nelle interrelazioni per cui il mondo medievale in realtà è un mondo eh, quasi globalizzato, potremmo dire, nel senso che ci sono invenzioni come la carta che ha ricordato eh, Michela prima. Eh, che, eh, Procedono dall'estremo est, dall'Asia, dalla Cina, attraverso Samarcand, il caso della carta, agli arabi, eh, all'Europa occidentale. E ci sono, attraverso il tempo, scienze, nozioni, eh, culture e filosofie che eh, la uh, potenza araba e la cultura araba uh, assicura nella trasmissione all'occidente, soprattutto grazie all'opera di alcuni grandi califfi, eh, potremmo dire quasi umanisti sì, e di fatto non solo gli arabi hanno recuperato la cultura greca e romana, soprattutto greca, ma hanno anche loro avuto dei intellettuali di altissimo livello che svilupperanno le, le scienze come la matematica, l'algebra particolarmente, ma anche l'astronomia e soprattutto la medicina, perché eh, se si leggono le i racconti, diciamo, delle crociate visto dagli arabi, consideravano gli europei come dei barbari, che non sapevano neanche curare una ferita. E l'hanno insegnato loro. Ma quello che è anche molto interessante in questa mostra, Michela, è che questi libri avevano tantissime illustrazioni e a volte delle illustrazioni che sono capilavori. Ci puoi parlare un po' di queste miniature? Assolutamente, contengono illustrazioni, miniature a volte eh, che sono funzionali ad illustrare, a narrare il testo scritto. Eh, per esempio in mostra abbiamo la prima rappresentazione in Occidente dell'occhio eh, proprio in un manoscritto arabo ed è un, una miniatura quindi colorata in cui vengono scritti tutti i nomi delle parti che compongono l'occhio. Altre miniature invece sono delle vere e proprie opere d'arte eh, commissionate da... Eh, Mm, da não da. Personaggi facoltosi che potevano permettersi di pagare non solo l'artista ma anche i materiali molto costosi con cui venivano prodotti queste miniature, realizzate spesso con colori ehm, tratti da minerali come lapislazzoli o oro, quindi eh, di altissimo costo, e che sono ehm, di, molto raffinate e che non hanno nulla da invidiare alle arti figurative quali la pittura o la scultura in quanto ha difficoltà di realizzazione e alto livello eh, tecnico interpretativo nella realizzazione. E di fatto c'è un grande legame tra le miniature che possiamo ritrovare sui manoscritti sì. e lo sviluppo della pittura sì. e particolarmente cioè. di tutte le arti basate sulla prospettiva C'è un caso straordinario che è la miniatura purtroppo non in mostra perché è un manoscritto eh, conservato a Milano, noi abbiamo esposto tutti i manoscritti eh, di biblioteche romane, compresa la Biblioteca Vaticana, ma ci fu Petrarca che chiese a Simone Melo di miniare la pagina iniziale del codice a cui lui teneva di più, cioè le opere complete di Virgilio. Ed è una miniatura straordinaria. E possiamo dare anche l'esempio della Divina Commedia di Dante, illustrata da... Luca Signore, da Botticelli, ma in quel caso lì è mediata, nel senso che Botticelli preparò i disegni. Per l'edizione e dai disegni furono tratte le incisioni. Come si fa? Bellissimo. sempre? Sì. C'è sempre una differenza certo. tra quello Quanto che pensi. erano e libri quello... a stampa. Esatto. Cioè. E quindi vi consiglio vivamente di andare a vedere questa magnifica mostra dove ci sono anche dei pale... pannelli che vi spiegheranno un po' tutto quello che c'è intorno a questi libri che si trova all'Accademia degli lincei a Roma e si titola i libri che hanno fatto l'Europa. Grazie a Roberto, grazie a Michele. Grazie. Un libro per l'Europa di Thierry Bissol.